Si trova a Calamari, a soli 6 km da Pescia, davanti l'ex cartiere a Magnani, lo storico stabilimento fiore all'occhiello della manifattura italiana per la produzione della carta di pregio. Una piccola chiesa e una cappella privata, di proprietà della stessa facoltosa famiglia Magnani. Qui sono ancora sepolti alcuni dei componenti della famiglia originaria dell'Imolese, alcuni, si legge sulle tombe, nati alla fine dell'Ottocento. È la cappella e chiesa padronale. È stata costruita dalla famiglia Magnani insieme alla cappella per il ricovero dei loro morti. Ora io non sono sicuro, ma probabilmente è anche scomunicata, come si dice? Sconsacrata ora. Dai suoi albori, la chiesa veniva anche utilizzata dal locale parroco per celebrare le messe. La struttura è abbandonata da anni e con il pericolo, ci dicono, anche di crolli delle mura sulla strada, la provinciale Val di Forfora. È pericolante la parte superiore, cioè il tetto, perché benché abbia subito nell'anni alcuni interventi con la sostituzione o il rinforzo dei travi con longherine, il resto, il tetto è ancora in travicelli di legno, per cui il tempo l'ha deteriorati. Qui veniva fatto la messa tutte le domeniche per tutta la popolazione del Calamari, più una volta l'anno veniva fatta la messa padronale in cui gli operai avevano la libertà di lasciare il lavoro e partecipare. Perché in questo stato è stata abbandonata? In questo stato perché i Magnani poi hanno venduto tutto al poligrafico di Stato e loro ci avevano, c'era rimasta questa qui, finché ci sono stati gli ultimi vecchi, diciamo, è andata avanti. Poi i figlioli l'hanno lasciata perdere, ecco. Perché qui c'è la cappella, con chi è che è seppellito qui? Ci sono tutti quelli della famiglia Magnani. Dagli antenati agli ultimi, insomma.